Benvenuti, cari follower. Mai la macchina del tempo era giunta ad una dodicesima parte di un mese, ma questo novembre 1987 è veramente esplosivo. E per concluderlo non ci rimane che parlare degli arcade. Non dimenticate che potete diventare sponsor dell'archivio del signor Santillo direttamente qui su YouTube o, forse meglio ancora, su Twitch, dove faccio anche delle live. Il primo gioco della nuova lista è Super Dodgeball della Technos, che ci porta nel meraviglioso mondo dei personaggi di Kunio-kun, o similtali, per giocare a pallate. Se non sapete cosa sia il dodgeball, beh, si tratta semplicemente, per modo di dire, di colpire gli avversari nella loro metà campo. La differenza con quello reale è che qui bisogna colpirli letteralmente fino ad ammazzarli. Sono giapponesi, che volete. Detto questo, ogni team è composto di 7 persone, delle quali solo 4 contemporaneamente in campo. C'è un capitano e 6 giocatori minori, che sono molto più semplici da abbattere. E poi qui ci troviamo in un vero e proprio campionato mondiale. Difatti dovremo affrontare selezioni di ogni continente in una curva della difficoltà progressivamente più ostile. Divertente e contagiosamente simpatico, fu molto apprezzato dai giocatori dell'epoca. Noterete diversi nomi noti in questa puntata, nelle sale giochi, il secondo dei quali è Operation Wolf, prodotto da Taito e famoso anche per le sue numerose conversioni. Possiamo tranquillamente definirlo come uno dei rail shooter in assoluto più popolari degli interi anni 80, anche grazie ad un cabinato che dava nell'occhio con le sue mitragliatrici, similuzzi, a disposizione del giocatore. L'azione è in realtà abbastanza semplice. Lo schermo scorre per conto proprio per 6 livelli e chi spara deve pensare solo a prendere la mira e colpire le cose giuste, evitando passanti, innocenti ed ostaggi. Negli ultimi 2 livelli, inoltre, sarà necessario salvare almeno un ostaggio e portarlo al sicuro su un aereo. Il coinvolgimento e la sensazione di guerriglia erano molto buone per il 1987 e il gioco trovava terreno fertile in un pubblico ben preparato da numerosi film di successo a tema bellico. Operation Wolf è anche il primo mattone di una serie di discreto successo che conterà 4 episodi fino al 1998. Realizzare un gioco di biliardo non è mai stato un grosso problema nella storia dei videogiochi e se ne sono visti sin dalle prime generazioni di computer e console. Tutta un'altra storia invece realizzare una simulazione, dato che le routine di rimbalzo delle palle avrebbero richiesto complessi calcoli fisici. Non un problema che la Konami si è posta con The Hustler, o Rack'em Up come noto negli Stati Uniti, che ha avuto la priorità di risultare divertente e spettacolare, magari con partite della durata contenuta. E allora via con 2 modalità di gioco ed un sistema di vite sottratte in base a serie di 3 tiri sbagliati o tutte le volte che il giocatore imbuca la palla sbagliata. The Hustler è anche accattivante graficamente, dato che se la parte sinistra del video disegna la situazione generale sul tavolo con un'inquadratura perfettamente dall'alto, la metà a destra propone una visuale ravvicinata ed in prospettiva, seppure senza l'utilizzo di elementi tridimensionali, che torna utile per predire correttamente le traiettorie. Bump and Jump della Data East fu formidabile nell'inventarsi un gioco di corse in cui l'obiettivo non era correre ma salvare la pelle su folli percorsi pieni di salti e buche. Tale concept venne ripreso più volte negli anni e questo City Bomber di Konami deriva dalla medesima struttura alla quale aggiunge contenuti. Un casinò è appena stato rapinato e i criminali sembrano essere stati in grado di organizzarsi come si deve, preparando un piano di fuga con numerosi compari ad ostacolare la reazione della polizia. Noi però siamo agenti di un certo livello e non ci faremo problemi a guidare un'auto che coi giusti potenziamenti potrà anche saltare sparando all'impazzata o accelerare in maniera più vigorosa. City Bomber è molto divertente, non si fa mancare piacevoli boss fight ed una grafica non certo sconvolgente ma impreziosita da semplici effetti di scaling che rendono il video più dinamico. Il ritmo è ovviamente forsennato e i 4 livelli presenti sono in grado di offrire la giusta varietà.
raro, non molto giocabile, eppure mitico. Questo è Jinga Ninkyouden. Alla Yaleco non avevano hardware di particolare qualità, ma una creatività sufficiente per campare nell'affollato mondo delle sale giochi non mancava già nel 1987. Così spuntò fuori l'idea di realizzare una parodia generale dei cartoni animati giapponesi del periodo e di quelli precedenti, inventandosi una qualche maniera di adattare il tema agli arcade. Jinka Ninkyouden è diviso in due fasi distinte, una da platform ed una da shmup a scorrimento orizzontale, e in tutta franchezza non funziona molto bene nessuna delle due. Il level design è approssimativo, i controlli danno una scarsa risposta e la sensazione è che invece di ottimizzare i vari passaggi venga elargita energia bonus a più riprese per compensare la frustrazione del giocatore. Ma dall'audio alla grafica è un continuo sorriso, con personaggi macchiettistici che sfilano livello dopo livello con citazioni a go-go. Nella sua contortissima maniera, Jinka Ninkyouden merita di essere provato. Nonostante Capcom venga sempre considerata tra i giganti della scena arcade degli anni 80 e 90, non molto spesso si fa riferimento a Tiger Road, che pure fu un discreto successo in sala giochi. L'ambientazione, soprattutto il protagonista, sono peculiari, dato che noi impersoniamo un monaco che per sua e nostra fortuna è anche un grande conoscitore delle arti del combattimento. Un suo rivale ha rapito tutti i giovani studenti del monastero, che dovremmo liberare mentre cerchiamo preziose pergamene che riportano il segreto per un attacco speciale, che ci permetterà di liberarci dal terribile nemico. Tiger Road è un platform con evidenti elementi di combattimento, ma la componente jump è davvero rilevante, in quanto va imparata per bene, considerando che le traiettorie del monaco non sono modificabili in aria. Buona la grafica e il level design come al solito punitivo, ma era congruo al periodo storico. Di Tiger Road abbonderanno anche le conversioni. Atari Games, la costola della gloriosa azienda americana che operava da tempo per conto suo nel mercato arcade, è sempre stata capace di proporre idee interessanti negli anni, anche se non sempre di successo. Xybots è solo relativamente conosciuto, nonostante un autore blasonato come Ed Logg ed ottime idee. La sceneggiatura narra di due valorosi soldati infilati nel cuore del centro di controllo dei minacciosi alieni di turno, costituito da tanti labirinti pieni di nemici. Ovviamente dobbiamo farli fuori, ma la novità di Xybots non sta qui. Bisogna farlo utilizzando una visuale in terza persona pseudo tridimensionale, preferibilmente con un amico a controllare l'altro soldato. La vocazione multiplayer arriva addirittura dall'iniziale intenzione di fare un successore di Gauntlet, trasformato in uno Xybots che in due apre interessanti strategie cooperative. E poi c'è una bella grafica che restituisce effettivamente una sensazione di tridimensionalità piuttosto fluida. Bizzarri i controlli, soprattutto nella leva rotante per voltare lo sguardo della telecamera. Difficile stabilire le cause dello scarso successo, alcuni ritengono fosse fin troppo evoluto. Oggi 7 anni sembrano tecnologicamente pochi, al tempo erano un'eternità, e così alla Namco sembrava che Pac-Man andasse svecchiato. Per fortuna non pensò a nulla di troppo drastico, immaginandosi più che altro un'inquadratura diversa per il suo classico, che infatti abbraccia la rappresentazione assonometrica per dare un'illusione di profondità. Visivamente, il nuovo Pac-Mania fa oggettivamente un figurone, con sprite e fondali belli, colorati, dettagliati. Già che c'erano, però, alla Namco, hanno anche inserito qualche cambiamento nel gameplay, con la presenza di 2 nuovi fantasmi, con comportamenti peculiari, ma soprattutto un pulsante per saltare. Ebbene sì, la pallina gialla salta e questo cambia radicalmente l'approccio ai labirinti, nonostante il tutto sia stato pensato per non rendere necessariamente più semplici i livelli. Sebbene fosse impossibile replicare il successo di Pac-Man, la Namco coglie con Pac-Mania un apprezzabilissimo risultato commerciale e una buona soddisfazione dei giocatori. Thank you.
quando si avvicina la chiusura di una puntata si sente, dato che lascio il fondo, sempre il meglio. Ed infatti questa volta incontriamo uno dei titoli più amati dell'intera storia Sega, e forse non solo, quello Shinobi che ha introdotto il personaggio di Joe Musashi. In realtà avrebbe introdotto anche Yutaka Sugano, game designer dietro le quinte di questo prodotto, che curiosamente non gode di grande popolarità nella storia dei videogiochi, nonostante una sua certa attività. Shinobi rimane il suo capolavoro, pur essendo un gioco forse coi suoi difetti, ma nulla che non scompaia di fronte al carisma generale. Nei panni appunto di uno shinobi, dovremo attraversare dei livelli che raccontano la storia di un'organizzazione criminale che ha avuto la pessima idea di rapire gli studenti dell'Accademia di Joe Musashi, causando l'ira di quest'ultimo, che deciderà di alzarsi dalla sedia e tirar giù l'intero gruppo dei delinquenti. Grafica evocativa, musiche rimaste nella memoria storica e livelli pieni di nemici e passaggi accattivanti. Shinobi ha provocato un'impennata di popolarità dei ninja nelle sale giochi di tutto il mondo, avviando una saga apprezzata fra diverse generazioni, regalando a Sega una perla da esibire nelle sue collezioni. E qui vi saluto, e vi saluto per tutto questo novembre 1987, un mese incredibile e incredibilmente pieno. Come vi ho già detto, se volete supportare il mio lavoro potete abbonarvi semplicemente su Twitch o anche qui su YouTube, o comunque commentare e condividere i miei video. A presto, sempre qui sull'archivio del signor Santilio.